Siamo quasi alla Toscana in bocca. Benvenuti. Senti, ci presenti la tua locanda? Sì, io sono Moreno Ianda, proprietario, chef e forse anche qualcos'altro, tutto quello che c'è da fare nella locanda La Bussola d'Argino. Gino era mio padre, non sono io ovviamente. E quest'anno sono 51 anni e abbiamo un locale in gestione unica. Questo già voleva dire qualcosa, non è vero? Una posizione strategica, perché fra Quarrata, Pistoia, Prato. Sì, siamo gli ultimi pistoiesi. Diciamo che dopo 50 metri, dopo il mio locale, c'è il confine, diventa provincia di Prato. Noi siamo pistoiesi in odor di Prato, via. Anche come cucina siamo influenzati anche dalla cucina. Ecco, che cucina fate alla locanda? Facciamo una cucina del territorio, di stagione, di tradizione, e poi dopo tanto ci mettiamo anche un po' di fantasia, per cui non so definire il mio cibo. La mia cucina è la mia cucina, però segue molto il territorio della stagione. Senti, come apertura, quando è aperta la locanda? Siamo aperti sempre, siamo chiusi la domenica tutto il giorno e il sabato a pranzo, e siamo aperti anche ad agosto. Senti, ma un amico che ti telefona da lontano e viene a trovarti, che piatti suggerisci? Io suggerisco spesso piatti che a tante persone non piacciono. Io sono un amante del quinto quarto, per cui il quinto quarto di molti animali sono i miei piatti preferiti, e non dico ricco e acquedotto, ma parlo anche di, che ne so, di schienali, animelli, cervello, gemelli di toro, per dargli un nome più gentile, o cose del genere. Però da me si viene a mangiare una tradizionale fiorentina alta, macellata in Toscana, ma c'è di Samignano, Pisano, quelle parti là, cotta sulla brace, di legna, e poi i salumi. Ho una passione, a me piacciono tantissimo i prosciutti, per cui vado a ricercare i prosciutti, ho piccolissimi produttori che partono dalla Garfagnana, arriviamo fino a Grosseto, Arezzo, io cerco tutti i prosciutti più stagionati e più particolari possibili. Senti, alla Toscana in bocca che piatti presentate? Io e la Toscana in bocca siamo messi un po' d'accordo, siamo tanti, non volevamo fare doppioni, poi può anche darsi che un doppione o due ci siano. Però io presento il piatto più tipico, che è la ribollita. Cerco di presentarlo anche in una versione che si chiama Follia di ribollita, come dicevo anche in altre, diciamo, riunioni, e per portare la ribollita in orari anche diversi e far smettere di pensare la ribollita sia per forza un piatto pesante da mangiarsi con la cipolla, e la presento con degli abbinamenti più particolari, è anche quella tradizionale. E poi io, essendo una ex macelleria, locanda macelleria, presento la chianina, per una versione della tartara, una tartara di chianina. Senti, alla Toscana in bocca ci saranno anche dei momenti di dialogo, delle piccole tavole rotonde. Avremo sicuramente modo di parlare con te sia del quinto quarto che della ribollita, ma anche di altre cose. Volentieri a parlare del quinto quarto. Benissimo, e io ti porterò un esperto. Benissimo. Bene, ciao, grazie.